Ma buongiorno ragazzi, bentornati in un nuovo video. Come mai sono nel mio bagno, vi chiederete, curiosoni? Perché questo canale ormai ho deciso di trasformarlo in un canale beauty. Un canale beauty. E quindi oggi ci faremo una tinta. Sto scherzando, non diventerà mai un canale beauty. È che è da un sacco di tempo che non faccio più video e quindi per colmare la mia assenza ho deciso di farmi la tinta insieme a voi e vedere che strada verrà fuori, perché sicuramente verrà fuori una strada. La tinta è questa, un blu. Questo è un crazy color, quindi basta solo spalmarselo in testa e aspettare e sperare che venga una cosa decente. Penso sia ora di darsi una sistematina. Iniziamo! Ora ditemi voi, anzi innanzitutto scusate già in anticipo per quello che vedrete, perché io con i capelli bagnati, finti all'indietro, non sono un bellissimo spettacolo da vedere. Comunque, dicevo, trovatemi voi un canale che tratta di luoghi abbandonati, che fa anche video delle città, video di beauty, di tinte. Sarà forse questo il segreto del mio insuccesso? Visto che siamo in quattro gatti, può essere. Ma siccome io YouTube lo uso per svago, quindi chi se ne frega, e quello che esce esce, chi mi vuole mi segua, chi non vuole ci sono miliardi di altri video che può andare a seguire. Io non ho uno specchio in questo momento, quindi sto facendo tutto alla cieca e non so sinceramente cosa uscirà. A me sembra viola comunque qui dal vivo, non so nel video cosa, che colore vediate, ma a me sembra viola, dovrebbe essere un blu, più precisamente un capri blu. Cosa potrei raccontarvi? Sono stato a Roma per ben 10 giorni a Capodanno, anche se adesso è già quasi metà gennaio, anzi abbiamo già superato la metà di gennaio e chissà anche quando uscirà questo video. Ho fatto il mio solito video della città, ma siccome ho tipo 20 giga di clip, posso dirvelo sinceramente, non ho tante balle di mettermi a montare 20 giga di clip, capitemi, anche perché lavoro, quindi dalle 7 di mattina alle quasi 7 di sera sono impegnato e non ho un momento per vivere, respirare e avere neanche una vita sociale, quindi figuriamoci montare dei video così impegnativi, mi impiegherebbe troppo tempo. Quindi è per dirvi che non sono morto, è che semplicemente sono senza tempo per fare niente qui su YouTube, ed è proprio per questo che ho detto voglio fare un video semplice, anche diverso dal solito, un video che normalmente non avrei mai fatto, perché io non sono molto bravo a parlare davanti a una telecamera, mi vergogna molto, però ho detto, visto che non ho voglia di montare quei famosi 20 giga di clip, magari montare un video di pochi minuti in cui mi faccio semplicemente una tinta, non serve fare chissà che tagli, chissà che cose, e ho perso già il filo del discorso. Altre novità, ho in progetto di andare ad un evento gotico che ce l'ho già fatto un video un po' di tempo fa, si chiama appunto Gotica, però questa volta hanno accettato l'idea di avermi come videomaker dell'evento sostanzialmente, ma è più che altro una prova che voglio fare a me stesso, una prova che voglio fare a me stesso, una prova per me stesso, per testare un po' le mie doti da videomaker di eventi, anche per magari propormi per qualche altro evento, non lo so,
voglio sfondare in questa carriera. Nel frattempo, comunque, tornando alla parte beauty del video, dobbiamo aspettare 40 minuti perché si asciughi la tinta. Ovviamente non vi farò aspettare 40 minuti con me che parlo di e di niente, del nulla cosmico. Vediamo dopo assieme cosa è uscito. Vediamo bene. Non fumate. Comunque ragazzi, nell'attesa volevo anche dirvi che i video di luoghi abbandonati torneranno, ve lo prometto. E se vi interessa, non so, fatemi sapere nei commenti se può interessarvi, che ne so, magari qualche live per chiacchierare un po' assieme, conoscersi, chiedere qualsiasi cosa, e quindi fatemi sapere, insomma. Bene ragazzi, sono passati ben più di 40 minuti, quindi spero che la tinta abbia preso e ora... Voilà, ecco il risultato. Mamma mia ragazzi, è bellissimo. Adesso non so se la telecamera renda, lasciate perdere comunque il taglio e tutto, ma il colore è bellissimo. Basta, mi sono innamorato. Esperimento riuscito, a parte per le mie mani che hanno un color cadavere, ma vabbè. Non so come concludere il video con una piega decente perché li ho asciugati veramente male. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!